Io ricordo i sabati fascista, questo si vede, i bambini abbiamo sempre voglia di giocare, no? I sabati fascista che consistevano nel passare insieme il pomeriggio e poi tutti in fila per due, eia, eia, la, e via dicendo, sai, il cosiddetto lavaggio del cervello continuo, per cui noi adoravamo questa persona che non avevamo mai visto in maniera tangibile, ma avevamo una sensazione di rispetto enorme e quasi di affetto nei confronti di Mussolini. Era così, ecco, il famoso lavaggio del cervello che soprattutto nei bambini è totale. Tu ti trovi di fronte a bambini che in effetti sono plagiati. Io l'ho capito quando ero diventata più grandicella, ho detto: Madonna Elena, ma che cosa combinavi da piccolina? Ma che razza? Dove era finito il tuo cervello, la tua personalità? Si annulla con molta facilità. Mio padre era diventato un praticamente un servitore fedelissimo di quest'uomo, una cosa allucinante. E quindi in un certo senso ci influenzava lui, questo è chiaro, ma ci influenzavano anche tutte queste manifestazioni, ecco perché.